Ci lavoriamo da mesi, sarà la priorità del prossimo governo scelto dagli italiani, bloccare l'aumento delle bollette di luce e gas. Di tutto il resto si potrà parlare più avanti, però aiutare le famiglie, i commercianti e gli imprenditori ad affrontare il caro energia per la Lega è l'assoluta priorità nazionale. Poi certo sbloccare i cantieri fermi, riportare sicurezza nelle città, estendere la flat tax fino a 100.000 euro di fatturato e azzerare una volta per tutte la legge Fornero. Così come applicare l'autonomia prevista dalla Costituzione, dando più poteri ai governatori e ai sindaci, saranno assolutamente passaggi fondamentali. Ma adesso e nelle prossime settimane, bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas è quello su cui donne e uomini della Lega lavorano giorno e notte, pronti a un governo di centrodestra, finalmente scelto dagli italiani, un governo politico che lavorerà per 5 anni senza beghe e senza litigi, come a sinistra si augurerebbero.